Ciao a tutti, allora andiamo avanti con i nostri video di sfogo. Scusate, è ancora un po' buio perché la mia lampadina è ancora bruciata. Prima o poi qualcuno la cambierà. Mio marito, se sta ascoltando, va bene, andiamo avanti. Allora, facciamo il punto della situazione. Oggi il ministro Bianchi è uscito con la sparata. Per la prima volta nella storia italiana, la scuola inizierà con tutti gli insegnanti in cattedra. No, non è detto proprio così, ma quasi. Volevo dirvi che per ora non è assolutamente così, eh. Poi, manca ancora qualche giorno a lunedì 13 quando inizierà la scuola. Però vi voglio fare un attimo capire qual è la situazione attuale. I primi supplenti sono stati nominati, ne mancano un sacco, mancano un sacco di insegnanti. I primi supplenti sono stati nominati sabato, l'altro ieri, pochi giorni fa, ok? Non tutti, alcune materie sì, alcune no. In alcune province, dopo che li hanno nominati, hanno rifatto tutto perché si sono accorti che le graduatorie erano sbagliate, ci sono stati ricorsi, quindi hanno dovuto rifare. A Lecco per fortuna è andata bene, questa roba non è successa. Però su, ad esempio, noi nella mia scuola mancano circa 10 insegnanti, ok? Ne sono stati nominati 4. Ad oggi ne sono stati nominati 4. Io ho aspettato fino ad oggi, sperando che venisse nominato ancora qualcuno, però oggi ho dovuto preparare l'orario. Domani lo sistemerò, lo limerò e via dicendo. Io sono l'addetta dell'orario della mia scuola, perché questo orario deve uscire, deve essere messo sul sito della scuola. Bisogna avvisare i comuni perché organizzino i pullman in base appunto agli orari. Noi adesso, ad esempio, non riusciamo a coprire tutte le ore che dovremmo coprire. Quindi i pullman dovranno passare in orari diversi, per cui non è che possiamo aspettare sabato per dire: ah, guardate che lunedì l'orario sarà questo. Quindi la situazione è questa. Poi magari domani vengono nominati tutti gli insegnanti che mancano. Io ho i miei seri dubbi. Per me non succederà assolutamente, anche perché mancano insegnanti che hanno una cattedra intera, quindi vuol dire 18 ore, e quello va bene, lo nomini magari perché la cattedra intera fa gola naturalmente, la gente la prende e quindi tu nomini. Però ci sono, non so, noi ad esempio abbiamo 2 ore di tecnica in giro che ballano, che dovrà prendere qualcuno, abbiamo 6 ore di spagnolo, cioè poche ore. Quelle invece si fa fatica ad assegnarle perché magari non trovi subito l'insegnante che accetta 2 ore in una scuola e tutte le altre nell'altra e via dicendo. Quindi io ho i miei seri dubbi che anche queste persone verranno trovate. Poi, se lunedì abbiamo tutti, o faccio un video dove dico abbiamo tutti. Però per adesso non è assolutamente così e mi dà molto fastidio che il ministro vada in televisione a dire: partirà tutto regolare e tutti gli insegnanti saranno in cattedra, perché per adesso non è così. E se anche succedesse comunque che davvero arrivano tutti entro sabato, però si inizia lunedì la scuola, cioè comunque l'orario è stato fatto, vuol dire che queste persone che arrivano, cioè noi ad esempio abbiamo avvisato i genitori, abbiamo avvisato il comune, eccetera, che non partiremo coi pomeriggi. Nella mia scuola ci sono alcune classi che fanno il tempo prolungato, per cui c'è il pomeriggio, il sabato non riusciremo a coprirlo tutto e via dicendo. Se all'ultimo minuto arrivano gli insegnanti, quindi effettivamente avremmo potuto fare i pomeriggi, tutto il sabato, eccetera, ma non lo faremo perché non è che all'ultimo minuto possiamo cambiare, dire no, allora il pullman non passa quest'ora, passa un'altra, sì, allora dobbiamo iniziare con la mensa e via dicendo. Per cui quello che voglio dire è che nominarli così all'ultimo minuto comunque è veramente anche un buttar via soldi, nel senso che gli insegnanti che arriveranno verranno messi a disposizione, cioè tanto l'orario c'è, chi copre le classi c'è, quindi l'insegnante starà lì a vedere se c'è qualche supplenza da fare e via dicendo. Io voglio dire, è così difficile
nominare al primo di settembre, ai primi di settembre. Una volta succedeva così, quindi non è così difficile. Una volta si nominava a fine agosto, inizio settembre, gli insegnanti erano effettivamente nominati, anche perché l'insegnante che viene nominato in questo periodo ha la programmazione da fare ai consigli di classe. Noi, io stamattina ho fatto un consiglio di classe aperti, si chiamano, cioè tutti gli insegnanti delle classi prime si trovano, tutti quelli delle classi seconde, delle classi terze e decidono i progetti, le uscite, eccetera, eccetera. Stamattina, nel consiglio delle classi eravamo in pochi perché manca un bel po' di gente, quindi abbiamo deciso cose, senza i colleghi. I colleghi arriveranno e dovranno essere informati di tutto, eccetera. Cioè, è così complicato nominarli prima. A me viene quasi il dubbio che lo facciano apposta, perché è così sempre, tutti gli anni. A me viene quasi il dubbio che lo facciano apposta per risparmiare, perché così l'insegnante non viene assunto dal 1º settembre, ma viene assunto dal 10. Comunque io ho guadagnato 10 giorni in busta paga su una marea di insegnanti in tutta Italia, sono un bel po' di soldini. A me viene il dubbio che sia così, perché è possibile che c'è tutta l'estate a disposizione e ci si trova sempre all'ultimo secondo, sempre all'ultimo secondo a decidere le cose, a nominare, poi le graduatorie sono sbagliate, bisogna rifarle, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so. Ditemi voi, ho ragione o non ho ragione? Buonanotte.